Amici sportivi appassionati di box, ben ritrovati a rileggere un capitolo della storia del pugilato del Friuli Venezia Giulia. L'argomento è Nino Benvenuti, uno dei pugili più forti in assoluto del pugilato italiano, forse il più forte. Qualcuno dice che il miglior atleta in questa disciplina sportiva è stato Duilio Loi, altri propendono proprio per Benvenuti. Sicuramente questo è stato un pugile elegante, tecnicamente tra i migliori in assoluto a livello mondiale nel dopoguerra. È stato campione del mondo dei super welter e dei pesi medi, ha combattuto 90 volte, ha perso soltanto in 7 occasioni. Benvenuti è nato il 26 aprile del 1938 a Isola d'Istria e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato costretto con la famiglia a trasferirsi a Trieste perché i titini avevano occupato la sua abitazione costringendolo a fare le valigie e a emigrare appunto a Trieste. Ben presto è entrato in palestra. Il suo idolo inizialmente era Tiberio Mitri, meno giovane di lui di 12 anni. E nel 1955, dopo una serie di incontri tra i novizi, Benvenuti ha debuttato tra i dilettanti. Pensate che dal 1955 al 1960, quando ha concluso l'attività dilettantistica, ha sostenuto qualcosa come 120 incontri, ne ha perso uno soltanto nel 1956, era in tournée con la nazionale italiana in Turchia e quel giorno è stato letteralmente derubato. Il verdetto ha premiato il pugile di casa, più volte la nostra Federbox ha protestato anche Benvenuti. Alla fine la Federbox turca ha anche ammesso, tra virgolette, il furto. Si è scusata, però a livello di palmarès rimane quella macchia, quella sconfitta di Benvenuti a livello dilettantistico. Ha vinto nel 1956 il titolo italiano, doveva partecipare alle Olimpiadi di Melbourne nello stesso anno, poi all'ultimo istante gli è stato preferito un altro peso welter. Poi è diventato nel 57, dopo aver conquistato qualche mese prima la corona italiana, è diventato, dicevo, campione europeo a Praga e poi ha bissato questo alloro 2 anni dopo a Lucerna. Nel 1960, per Benvenuti, c'è la possibilità di diventare campione olimpico. A Roma sono in programma i giochi. Benvenuti è favorito. Benvenuti avrebbe dovuto gareggiare nella categoria dei super welter, ma avrebbe dovuto anche affrontare un certo Wilbur McClure, che era considerato molto forte e quindi pericoloso, assai pericoloso, per il pugile giuliano. Benvenuti scende di categoria, perde 4 kg e gareggia nei pesi welter. È un trionfo. Dapprima affronta il francese Jocelyn, poi il coreano Kim So-kim, che affronterà da professionista nel 1966, il bulgaro Mitzev, nelle semifinali l'inglese Loi, tutti battuti in maniera più che netta, e in finale deve vedersela con l'esperto russo Radoniak. È un match elettrizzante, intenso, ma la miglior tecnica di Benvenuti, la precisione dei suoi colpi, hanno nettamente la meglio nei confronti del malcapitato atleta dell'Unione Sovietica. Vince dunque l'oro, ma non basta. È definito da un'apposita commissione il pugile più forte delle Olimpiadi, migliore addirittura di Cassius Clay, che vincerà l'oro nei medio massimi. È stata un'edizione ricca di soddisfazioni per il pugilato italiano, perché oltre
a Benvenuti, hanno vinto l'oro Francesco Musso nella categoria dei pesi piuma, Francesco De Piccoli nei massimi, poi Sandro Lo Popolo nei leggeri, Carmelo Bossi nei super welter e Primo Zamparini nei gallo hanno conquistato la medaglia d'argento. Giulio Saraudi poi sarà bronzo nei medio massimi. Benvenuti passa a furor di popolo tra i prof e la grande speranza del pugilato italiano e nel gennaio del 1961 combatte nella sua città d'adozione a Trieste. L'avversario è Ben Halil Alala, un esperto pugile tunisino. Benvenuti vince nettamente in 6 round. Uno dietro l'altro si sbarazza di altri 28 pugili. Benvenuti si sta dimostrando ormai atleta di valore assoluto, di valore internazionale. Conquista il 1 marzo 1963 la corona italiana battendo un suo amico Tommaso Truppi in maniera netta per KO all'11ª ripresa. Difende il titolo italiano con Francesco Fiori, vince per KO tecnico dopo 3 riprese. Batte poi Fabio Bertini ai punti in 12 riprese in cui la miglior tecnica di Benvenuti ha il sopravvento nei confronti del tenace avversario. Concede anche la rivincita a Tommaso Truppi che batte stavolta per KO dopo 5 riprese. Ormai Benvenuti è pronto anche per il titolo europeo, per combattere addirittura per il titolo mondiale. E l'occasione avviene nel 1965. Sul ring di San Siro, davanti a 80.000 persone, tutto esaurito, Benvenuti tenta l'assalto al titolo mondiale detenuto dall'italiano, il toscano Sandro Mazzinghi, nella categoria dei super welter. È il 18 giugno 1965, il match si annuncia molto equilibrato. L'Italia è diviso in due, come negli anni 50 tra Coppi e Bartali, ma alla fine vince per KO dopo 6 riprese. Benvenuti. Il 15 ottobre 1965 Benvenuti diventa anche campione europeo dei pesi medi battendo a Roma l'iberico Luis Folliedo. Un match senza storie sin dal primo round. Il gancio sinistro di Benvenuti mette in seria difficoltà l'avversario e Folliedo al 6° round finisce al tappeto. Vince Benvenuti per KO. Come da contratto però si rende necessaria la rivincita tra Mazzinghi e Benvenuti. Stavolta il teatro è Roma, il Palaeur di Roma. Si combatte il 17 dicembre 1965. È un match intenso. I due se la danno di santa ragione. Per 7-8 round sembra in vantaggio Mazzinghi, ma Benvenuti è atleta dalle mille risorse, in particolare nel penultimo round vince nettamente e alla fine, seppur con un residuo margine, viene proclamato vincitore nei confronti dell'atleta toscano. Questi protesta, se la prende con i giudici, è convinto di aver vinto. L'Italia ancora una volta è divisa in due, c'è chi difende Benvenuti, c'è chi parla di furto ai danni di Sandro Mazzinghi. Benvenuti comunque è campione del mondo in maniera meritata. Nel 1966, nel giugno del 1966, accetta di combattere contro il pericoloso coreano Ki So Kim, che aveva già battuto alle Olimpiadi di Roma. Ki So Kim, che era stato sconfitto un anno prima proprio da Sandro Mazzinghi.
Il match viene disputato in Corea, una questione di borsa. A Benvenuti viene garantito un ingaggio notevole e accetta quindi di trasferirsi in Asia. È un incontro drammatico, è un incontro con un giallo nel finale, perché nel round 14esimo manca una ripresa alla fine. Ecco che succede l'imprevisto. Le corde attorno al ring cadono a terra, si smollano. Si rende necessaria una sospensione, una lunga sospensione del match. 15 minuti. Qualcuno dirà che in quel momento Benvenuti era nettamente più fresco dell'avversario, per cui qualcuno avrebbe appunto smollato le corde per consentire al coreano di riprendere fiato. Sta di fatto che nell'ultimo round Ki So-kim ha la meglio nei confronti di Benvenuti e il verdetto è a suo favore. Un verdetto comunque casalingo. Più volte si è parlato di questo combattimento. Benvenuti avrebbe minimo meritato il pari. Benvenuti, il 21 ottobre del 1966, deve comunque, tra virgolette, accontentarsi di difendere il titolo europeo dei medi contro il francese Pascal Di Benedetto. Vince nettamente a Roma per KO all'undicesima ripresa. Ricordiamo anche che in precedenza era stato protagonista di una vittoria altrettanto importante in Germania contro il coreaceo tedesco Juppe Elze. Vittoria per KO tecnico al 14esimo round, e anche in questa occasione in palio c'era la corona continentale. Dopo aver perso il titolo mondiale dei super welter ai danni del coreano Ki So-kim, ecco che per Benvenuti c'è la possibilità di sfidare Emil Griffith, campione del mondo dei pesi medi. Già nel gennaio del 1967 Benvenuti, accompagnato dal suo allenatore manager Bruno Amaduzzi, va in America per spiare il suo prossimo avversario. Griffith non fa una grande impressione, vince stentatamente i punti contro un avversario. Benvenuti si rende conto che ha la possibilità di conquistare il titolo in una delle categorie più prestigiose del pugilato, quella dei pesi medi, l'altra è quella dei pesi massimi, e l'incontro tra Benvenuti e Griffith è datato 17 aprile 1967. È una data storica perché il match viene disputato alle 4 del mattino, ora italiana, che tiene svegli, pensate, 16 milioni di italiani che seguono alla radiolina la radiocronaca appassionata, splendida, di Paolo Valenti. Benvenuti vince nettamente, è campione del mondo, per la gioia anche degli italiani sparsi in tutto il mondo. Da contratto si rende necessaria la rivincita tra Benvenuti e Griffith, e il combattimento si svolge ancora in America al Madison Square Garden il 27 settembre 1967. Benvenuti raggiunge l'America in nave, dove si allena, dove lui dice di aver fatto una preparazione meticolosa ed è convinto di poter battere il suo sfidante, ma non sarà così, perché quel giorno Griffith si dimostrerà più forte, più resistente di Benvenuti e
riconquista quindi la corona intercontinentale dei pesi medi. 1-1 dunque tra Benvenuti e Griffith, inevitabile è la bella che si disputa ancora a New York il 4 marzo 1968 e stavolta Benvenuti fa valere la sua indiscussa classe nei confronti del suo agguerrito avversario. Vittoria netta, vittoria ai punti in 15 round. Benvenuti difende la corona mondiale dall'attacco di Dan Falmer, statunitense. Il combattimento si svolge al Teatro Ariston di Sanremo. 15 riprese intensissime, 15 riprese in cui la mobilità, la tecnica, l'intelligenza schermistica di Benvenuti hanno la meglio nei confronti del potente pugile statunitense. Quindi a Napoli Benvenuti difende ancora il titolo mondiale contro Fraser Scott e stavolta vince in maniera ancora più netta per KO tecnico alla settima ripresa. Io voglio ricordare soprattutto la sfida che si disputa a Roma il 22 novembre 1969 tra Luis Manuel Rodriguez, pugile potentissimo, uno dei migliori da tempo a livello internazionale, quindi esperto, quindi pericolosissimo, ma Benvenuti compie il suo capolavoro. Per me è stato il suo miglior combattimento, come intelligenza, come precisione dei colpi, come abilità nel schivare il destro dell'avversario, nel saper leggere il match. L'epilogo all'undicesimo round, un secco gancio sinistro terrificante di Benvenuti manda al tappeto Rodriguez, KO. Poi Benvenuti combatte in Australia contro un avversario altrettanto pericoloso come Rodriguez, ma meno forte di questi, Tom Betea. E nei primi round un colpo di Betea provoca una mini frattura di una costola a Benvenuti. Ovviamente questo problema condiziona il combattimento del pugile italiano e alla fine Benvenuti, dopo aver resistito per 8 round, viene dichiarato sconfitto per KO tecnico. Betea è convinto dunque di poter affrontare ancora Benvenuti per sfidarlo nella corsa al titolo mondiale. Gli organizzatori sono al lavoro e alla fine viene scelta Umago quale sede della sfida tra Betea e Benvenuti. E stavolta per Betea non c'è scampo, vince nettamente per KO Benvenuti all'ottavo round. We'll be right back.
ma siamo ormai all'epilogo della carriera del grande pugile Giuliano. Sul suo cammino c'è Carlos Monzón, il picchiatore argentino. I due si sfidano per il titolo mondiale a Roma nel dicembre del 1970. Monzón da subito fa capire di essere più potente di Benvenuti, di stare anche meglio sotto il profilo atletico. È una furia scatenata e al 12° round spedisce al tappeto Benvenuti, che subisce quindi la sconfitta per KO. Benvenuti, quando si rialza parlando ai microfoni della Rai, dice: no, io voglio capire perché ho perso, io voglio la rivincita per rendermi conto se sono ancora in grado di poter ambire a traguardi importanti oppure no. Si fa la rivincita, ovvio, che è in calendario l'anno successivo, il 9 marzo 1971 nel Principato di Monte Carlo a Monaco, ma stavolta la superiorità di Carlos Monzón è ancora più netta. Dopo tre riprese, Benvenuti è fermato da una dura lezione dall'intervento del suo allenatore procuratore Amaduzzi, che interviene sul ring per far cessare l'impari combattimento. Benvenuti protesterà con Amaduzzi, si lamenterà per essere stato fermato, ma negli anni successivi ammetterà che Amaduzzi si è comportato con intelligenza per evitargli una dura lezione da parte del fortissimo argentino. Poi, dopo questo combattimento, Benvenuti decide di chiudere con la boxe. Nella sua carriera ha vinto 82 incontri, 35 prima del limite, ha pareggiato una volta e 7 sono state le sue sconfitte con Ki So Kim, con Griffith, con Dick Tiger, un match in cui non c'era in palio alcun titolo. Poi con Bettea, con Monzón, con Chirino, ancora con Monzón.